Non mi merito forse un bel like, un commento, l'iscrizione al canale, perché no, addirittura l'attivazione della campanellina per il terzo, e dico terzo, episodio di oggi su Pokémon, il disco indaco? Io penso e spero di sì, e tra l'altro per i più temerari di voi, che mi vogliono aiutare maggiormente a continuare a portare contenuti come questo, come le guide, le live e tutto ciò che verrà da qui in avanti, beh, fate anche un pensierino all'abbonamento. Abbonamento al canale parte da 99 centesimi, mi aiuta veramente tanto, è super economico e quindi grazie a tutti quelli che lo faranno, anzi grazie a tutti gli abbonati del canale. Detto questo, torniamo a noi e al disco indaco. Dobbiamo proseguire con naturalmente le missioni principali che al momento prevedono che noi sconfiggiamo i Super 4 e poi eventualmente anche il campione che è Riben. Riben è diventato campione dell'Istituto Mirtillo. Noi siamo entrati a far parte, tra l'altro, del suo club, questo club, diciamo, esclusivo più o meno. Non che ne fossi troppo entusiasta, visto come si sta comportando Riben. Cioè, non voglio entrare a far parte del suo club, perché è stato un po' indisponente con alcuni membri. Però ci siamo. Questo è l'unico modo per andare avanti, naturalmente, per accumulare PM. Ne ho accumulati un po', come vedete, 700, li ho fatti velocissimamente perché le sfide, le ricreatività sono molto molto semplici. E poi quando avrete completato un tot di ricreatività, maledizione, arriverete in fondo con tutte queste spunte verdi e vi apparirà una nuova ricreatività che vi darà più punti PM. Nel mio caso 100, se non sbaglio ne ho fatte 2 da 100. E anche quelle erano molto molto semplici. Allora, avevamo già puntato il nostro Super 4, perché oggi andremo a fare proprio un Super 4. Oggi, insomma, nel terzo video di oggi. Ma ok, era chiaro. Abbiamo Pyros, specializzato nel tipo fuoco. Dovevo cambiare qualcosa nel team, perché non avevo nemmeno un Pokémon con una mossa d'acqua. E quindi, che ho pensato bene di portare? Palkia, fresco fresco, catturato. Sì, è quello lì dell'evento di qualche giorno fa. E in realtà, beh, non l'ho cambiato se non portato al 100 e gli ho dato poi un po' di, come vedete qua, aumento di statistiche con proteine e tutto quello che è, le vitamine, insomma, ci siamo capiti. Basta, poi per quanto riguarda invece le mosse, sono le solite, mi pare di aver cambiato solamente Fendispazio, Idropompa, buona, però precisione 80, gli sono anche andato a mettere la grande lente per aumentargli un pochettino la precisione delle mosse. Vedremo, forse non è proprio la scelta migliore in questo caso, ma non importa. E poi ho inserito Garchomp, perché è di tipo terra e quindi anche lui ci potrebbe fare comodo. Detto questo, possiamo iniziare, gli altri sono rimasti gli stessi. In prima posizione metterei proprio Palkia, o forse no. Forse... non ne sono sicuro, teniamo Palkia, dai. Teniamo Palkia. Vediamo un po' come funziona qua l'iscrizione. Puoi partecipare alla prova del Super 4 in cambio di 50 PM. Ce li hai? Certo che ce li ho. Siamo ricchi di PM. Ok. Ricevuti, grazie mille. Ah, mi sono anche cambiato d'abito. Ho messo quello del club. Tanto per variare. Pyros, c'è un ordine per te. Oh, eccolo. Pronti? Ah, ma sei tu, ci siamo visti in mensa, il famoso Shadow, dico bene? Il mio entusiasmo sta cuocendo a fiamma alta. Però non stiamocene qua, dai, vieni con me. Andiamo a lottare. Bello Magmortar. Credo che ce lo avrà come Pokémon, ne sono abbastanza sicuro. Aspettavo giusto qualcuno abbastanza coraggioso da sfidare le mie fiamme. Devi sapere il fatto tuo se ti lasciano affrontare subito noi Super 4. Non mi stupisce che Riben e Aris siano così interessati a te. A dire il vero, ora pure io ho una certa curiosità nei tuoi confronti. In ogni caso, questa prova non sarà mica una passeggiata, eh? Nella mia prova del Super 4 dovrai preparare un panino piccante. Ah, ci sono le prove come quelle delle palette. Ok, ok. Devi fare un panino così piccante da far piangere persino uno come me. Credi che sia facile? Invece no, perché non potrei usare gli ingredienti che hai già con te.
Per ottenere gli ingredienti dovrai contattare con i membri del club Lega qui intorno. Quando pensi di avere tutto quello che ti serve, torna da me. Voglio vederti preparare il panino con i miei occhi. La scelta degli ingredienti giusti è il segreto principale dietro la buona cucina, ricordatelo. Allora, Shadow, sei pronto per la prova del Super 4? Sì. Penso di aver capito. Ordine ricevuto, dammi 3 minuti e preparo tutto. Ok. Non mi aspettavo in effetti che si potesse affrontare subitissimo lui, anche se per un attimo ci avevo creduto. Prima c'è una sfida. Ok. La prima cosa... Per prima cosa devi contrattare con i membri del Club Lega per... Cosa vuol dire contrattare? Combattere. Immagino. L'obiettivo è preparare un panino piccantissimo, sai cosa c'è dentro, vero? Quando hai abbastanza ingredienti per iniziare, chiamami. Bene, e ora via. So cosa ci va dentro. Mica tanto, spero che me li segnino gli ingredienti. Però vedremo. Allora. Se mi batti ti do l'insalata di patate. Parliamo un attimo. Io ho dell'insalata di patate, se ne vuoi devi lottare con me e vincere. Ok. Quindi dobbiamo prendere degli ingredienti? Ma l'insalata non so cosa ci può servire. Vabbè, intanto iniziamo. Poi trarremo le nostre conclusioni. Wow! Si parte subito con idropompa su Camerupt. Ovviamente. Mentre di qua, beh, abbiamo mosse poco efficaci. Direi che possiamo andare a sostituire e mettere Garchomp per provare un bel terremoto. Anche se terremoto è pericoloso. Ah no, mi sembra che Palkia, vediamo un attimo, ha telepatia. Esatto, il Pokémon prevede ed evita gli attacchi degli alleati. Questa è comoda qui, neanche a farlo apposta. Togliamo Miraidon che non ci serve. Idropompa. Demolita. Demolito Camerupt. Per il momento, vediamo. Usa, scarica su Garchomp. Bene. Facciamo, ma sì, fuoco bomba tanto per fare qualcosa. E poi un bel terremoto. Bene. Ah, c'ha levitazione. Oh mio Dio, è vero. Sì. Ha senso come cosa. Non importa. Fatto fuori con fuoco bomba. Meno male. Che figura barbina. Perché la combinazione era buona in realtà. Questa cosa di Palkia è molto interessante. Non me lo ricordavo neanche. Bene. Qui ci dà l'insalata. Che è che ce ne facciamo dell'insalata? La mette dentro il panino? La mia insalata di patate vuole partire all'avventura con te. Ah. L'insalata senziente. Rimette subito in forza, va bene. Ma questi vogliono scambiare tutte le cose che io non ho. Ma come è possibile? Ma c'è qualcuno che mi scambia? Io ho un'insalata da vendere. Dammi la maionese. Ok, lottiamo. Offrono o scambi per degli ingredienti che però non possono essere quelli che noi abbiamo già, ma dobbiamo rimediarli qua intorno. Oppure ancora ti fanno ottenere degli ingredienti lottando. Ok, andiamo. Idropompa. Andiamo di qua. E carica parabola. Let's go. Meraviglioso. Perfetto. Dacce a maionese. Hai sconfitto Blanche. Maionese. Grazie. Credo che andrà scambiata perché non credo. Ah, vedi gli ingredienti. Qua ci sono gli ingredienti. Ah, quelli che abbiamo raccolto fino adesso. Ok, ok. Va bene. Dammi quel piatto e ti do 3 ingredienti. Quale piatto? Quello lì con le patate. Ah, insalata di patate. Oh, grazie. Cipolla, cetriolo, prosciutto crudo. Cipolla forse potrebbe servirci.
altro poi non so. Bene. Allora, sono tutti qua, quindi dobbiamo fare altre battaglie, altri scambi, altre cose. Tu che vuoi? Cosa si ottiene mischiando uova, olio e aceto? Maionese. Ok. Grazie. Ottimo. Ah, perfetto. Prima da lui ero venuto, ma non c'era la risposta maionese. Perché prima andava presa dall'allenatore che abbiamo sconfitto adesso. Onesto. In questa posizione e uno scambio con il sorriso della marmellata e della senape. Vediamo, perché non mi ricordo già più cosa vogliono. Il tuo aceto per un po' della mia marmellata o della mia senape. Forse senape? Speriamo vada bene. Qui invece... uova bollite. Ok. Beh, le uova non ci servono per il panino. Chorizo rosolato. Non male. Poi... jalapeño. Prosciutto crudo e olio d'oliva. Ok. Credo mi manchi solamente qua la salsa piccante. Ok. Non credo valga la pena fare altri scambi, perché il ketchup e la marmellata non penso mi servano per il panino super piccante. Vediamo. Sì. Il problema è che non so cosa... cioè, se devo fare a caso sarà un po' un casino, ma... partiamo. Guarda che paninazzo. Che poi in realtà mi triggera un po' perché vorrei girarlo dall'altra parte, ma... non importa. Jalapeño. Te. Ok. Spero sia sufficientemente piccante che vada bene, perché non ne ho una mezza idea. Non sono molto sicuro di quella senape, però... fatelo andare bene, ti prego. Picca, 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 picca. Credo che possa andare bene. Panino speciale di Shadow, ma senti. Vediamo la conferma però, perché anche la divinità della piccantezza direbbe sì. Bravo, hai usato ingredienti piccanti. L'avrei preferito un po' più forte, ma è comunque buono. Quindi la prova del Super 4, cioè la preparazione di un panino piccantissimo, è superata in scioltezza. Un po' più forte, quindi si poteva fare meglio. Non so cos'altro si poteva aggiungere, la maionese, ma non è piccante però. Vabbè, comunque. L'aceto forse. Qualcuno ci dava anche l'aceto. Può darsi. Dai che torniamo in piazza. Mi brucia ancora un po' la lingua. Che bello. Contento te. Bene. Comunque la missione l'abbiamo completata. Quindi non so cosa cambiava se facevamo un panino migliore. Però bene. Ok, la prova l'abbiamo finita. Ora tocca alla lotta con il Super 4. Ecco. Hai preparato tutto il necessario per la nostra sfida? Sì. I Pokémon sono tornati in forze, spero. Pronti? È tempo di alzare la fiamma a fuoco alto. Calmo però, eh. Bene, Shadow. Tu hai una specie di conto in sospeso con Riven, giusto? E sembra che anche Aris stia tramando qualcosa. Questa faccenda è una gran rottura. Se ho qualcosa da dire, lo deve dire subito. Se uno qualcosa... e io non sono certo il tipo da star lì a rimuginare su tutti i dettagli. Se voglio lottare l'otto, non trovi che sia più semplice così? Sono Pyros, il Super 4 di tipo fuoco del settore Savana. Ti costringerò a servirmi la vittoria su un piatto d'argento. Cucini la Velox, va bene. Comunque la sfida è stata più carina di quelle che ho visto
nel base, posso dire la verità. E dico la verità. Bene, diamo fuoco ai for... voglio dire, diamo fuoco alla lotta. Ok. Ok, ok, va bene. Dunque. Beh, qui non c'è andata proprio benissimo in realtà perché... Sì, con Talon Flame siamo a posto ovviamente. Vabbè, no, però Miraidon poi può colpire Talonflame. Allora sì, facciamo così. E poi direi carica parabola. Senza pensarci due volte. Livello 77. Occhio, alla squadra che portate. Resiste, aveva fuoco al nastro o qualcosa del genere, mi sa. Commosso del genere rischi di spegnermi i fornelli. Fuoco al nastro. Va bene, nessun problema. Anche a Rotom abbiamo tolto comunque abbastanza, eh. E adesso addio Rotom. Eh già. Rotom forno. Exeggutor. Sì, eh. Beh. Easy choice. Mentre di qua possiamo fare... Ah, Beas. Comunque lui ha una squadra completa. 6 Pokémon. Carica parabola. Sempre direi che è la nostra salvezza in questi scontri in doppio. Ma saranno tutte battaglie in doppio qua nell'Istituto Mirtillo. Beh, contro il... anche contro il campione. Sì, beh, perché sì, sono singoli comunque loro. Va bene, ok, ci sta. Mi va bene. Anzi, è divertente in doppio. Non è una cosa che abbiamo praticamente mai fatto prima. Era da un po'. Mi mancavano. Magmortar. Eccolo qua. E Camerupt. Bene. Bene così. Allora, qua abbiamo una bellissima idropompa per Camerupt. E poi... Guardate, faccio questo switch... Repentino. E andiamo ad infilare Garchomp. Sì. Usa fulmine. Blaziken. Blazzi. Allora, idropompiamolo. Te. E poi qui andiamo con Terremoto. Ora sulla fiamma per la terra cristallizzazione. Vai Blaziken, falli flambé. È vero, potevo anche terra cristallizzarmi a dire la verità. Però l'avevamo già visto l'altra volta che non si fanno scrupoli. Rubla. Vabbè. Anche il Super 4 non mi aspettavo diversamente. Bene. Poi mi gaso, sono al 100, vabbè. Dai. Posso comunque gioire, giusto? Sì, direi di sì. Perché abbiamo sconfitto il primo Super 4, Pyros. Avrei voluto vincere, ma mi hai servito una sconfitta amara. Bene. Grande, hai cotto questa lotta a fuoco altissimo. Sei troppo bravo, Shadow. Sai, le lotte e la cucina mi piacciono perché sono facili da capire. Quando lotti o vinci o perdi. E il piatto che cucini può essere piccante oppure no. Semplicissimo, vero? Però adesso nel Club Lega non si sta tanto bene. C'è qualcosa che non va. È tutto così complicato. È Riben, mi sa, il problema. Come possiamo fare perché torni a essere il club allegro di prima? Scusa, ho abbassato troppo la fiamma. Comunque sei davvero forte, Shadow. Ti va di cucinare qualcosa? Mi è venuta voglia di esibirmi in uno dei miei piatti forti. Yay! E la prima
sfida è andata. La prima vera sfida, diciamo. Voglio regalarti una delle mie ricette più preziose. Tadam! MT-207, rabbia bruciante. Il Pokémon attacca con l'impeto di chi è pronto a tutto. Se la mossa usata al turno precedente non è andata a segno, la potenza raddoppia. Occasionale, però si potrebbe pensare a qualcosa. Io non sono molto bravo a regolare la temperatura, se non in cucina. Quindi pensaci tu a scaldare i cuori nella Lega Mirtillo, Shadow. Sicuramente dovremmo un attimo abbassare la cresta Riben e poi tutto tornerà alla normalità. Aris. Yuu, futuro campione! E così hai battuto il tuo primo Super 4, un inizio promettente. Bravo! Pyros non è certo una schiappa, sai, è solo un tipo molto semplice, ma questo può anche essere un suo pregio. Mi ricordo quando mangiavamo la roba cucinata da lui dopo le attività del club. Ah, bei tempi. Ma sai, anche lui ha le sue preoccupazioni. Qualcosa mi dice che uno come te riuscirà a rimescolare un bel po' le carte in tavola nel Club Lega. Comunque, ci si vede in giro. Ah, e buona fortuna con gli altri 3 Super 4. Thank you. Grazie. Allora. E qua abbiamo risolto il problema. Prossimo Super 4. Andiamo a questo punto in senso orario. Quindi, Erin. Specializzata nel tipo acciaio. Quindi anche in questo caso dovrò farmi un po' di strada. Anzi, facciamola insieme la strada. Così ci vediamo direttamente di là. Qualcuno mi ha già chiesto come si prendono gli starter, come si fa questo, come si fa quello. Arriveranno le guide, non preoccupatevi. Al momento vi basti sapere che gli starter non sono ottenibili. Non subito, o meglio, non ci sono requisiti grossissimi, anzi direi piuttosto banali. Però bisogna farmare un pochetto. Presto vedrete anche la guida. Non temete, miei amici. Intanto io scavo. Che bello Electabuzz. Quando ero piccolo è sempre stato uno dei miei Pokémon, perlomeno elettro, preferiti. Eccoci arrivati. Vediamo se ci chiedono sempre 50 PM, ma credo di sì. A meno che non aumenti progressivamente. Quando non so, ne hai sconfitto uno, il secondo poi ti chiede di più. No, 50 PM. Quindi siamo già pronti. Devo solamente riflettere un attimo sul team. Ci vediamo alla prossima. Domani a questo punto, perché 3 episodi possono bastare.